Lei abita qui in via Diaz, ha sentito cosa è successo ieri notte? Ho visto. Sì, ho sentito dei rumori, mi sono affacciata alla finestra e ho visto dei ragazzi a dorso nudo, era 1:30 circa, e con delle cinture in mano che litigavano con altri ragazzi. Non saprei dirti. E questi ragazzi non erano italiani, parlavano in italiano molto bene, però quando erano tra di loro parlavano in slavo, in rumeno, non so. Comunque non riuscirei a capire da dove vengono. Sono state scene abbastanza forti. Sì, ma anche le urla erano proprio con molta cattiveria, erano molto cattivi. Avete chiamato le forze dell'ordine? Ma io direttamente non l'ho fatto perché tutte le volte che l'ho fatto mi dicono che non possono fare niente, quindi mi sono anche stufata di chiamarli. Ma come si vive qua? Se non si riesce a dormire nel giovedì, nel venerdì e nel sabato, non si può dormire. È impossibile, hanno lanciato acqua, abbiamo fatto di tutto, ma non abbiamo chiamato la polizia. Mia mamma è andata in comune a protestare, non c'è niente da fare. Lei prima mi ha parlato anche di atti vandalici, piccoli atti vandalici. Sì, buttano le bottiglie. Il giovedì sera è la sera in cui si può mettere il contenitore delle bottiglie in strada e praticamente le buttano, le rompono, e alcuni le prendono anche in mano in segno di minaccia tra di loro, vomitano, pisciano in tutte le vetrine, proprio sulle vetrine, cioè nel vetro. E noi ci affacciamo, gli diciamo di tutto, gli lanciamo l'acqua, ma loro se vedono uomini si spaventano, se vedono donne incominciano a prenderle in giro. A mia mamma gli dicevano brutta vecchiaccia e incominciano a urlare ancora di più e a ridere ancora di più. Uno schifo, stanotte erano le 2, ancora urlavano, gridavano, bevevano e poi la mattina lasciano uno schifo, poi passa la spazzatura e pulisce e noi altri poi paghiamo, capisce? Loro guadagnano e noi altri paghiamo, c'è uno schifo, lei parla con tutte, vedi cosa c'è, ma non è solo ieri sera. Anche l'altra sera prima, poi sabato non ne parliamo. No, mi Arrivederci. scusi, ma sa se si sono picchiati? Ho sentito che si No, picchiavano. questo di picchiare no, perché io le camere ce l'ho alla parte interna, però di gridare sì. Grazie. Niente. E che gridano, che fanno i pagliacci, si picchiano e fanno casino, ecco. Poi vengono dentro che nel nostro portone, si siedono sotto le finestre. Ma questo ieri notte, nelle altre notti com'è? Ma stanotte è stato ancora peggio. Stanno, poi si buttarono in giro i bicchieri, le bottiglie, e si picchiavano forte. Poi ho visto che nessuno si affacciava alla finestra. Volevo chiamare la polizia, poi ho detto no, va, non la chiamo più. L'ho chiamata una sera e ieri sera non l'ho chiamata. Da quando la chiamata è arrivata? Sì, due macchine anche. Anzi, passavano adesso, frequentemente passavano le polizie, i vigili. Ieri sera è passato nessuno, forse perché pioveva, non so. Tutte le notti così. Ieri sera poi erano furibondi, ragazze, mamma, le ragazzine. Anche le ragazzine urlavano. Le ragazzine poi quelle. Buongiorno signora, scusi, siamo di qui Como, stavamo chiedendo ai residenti cosa è successo ieri sera in via Diaz. Sì, buongiorno. Io non ho visto molto dalla finestra, ho visto che alcuni ragazzi si prendevano botte a gruppetti e la cosa mi ha un po' agitato. Ho fatto per chiamare il 113, ma cosa che mi ha sconvolto ancora di più è che nessuno mi ha risposto. Io poi non ho visto altro, mi è sembrato che poi le cose andassero un po' scemando da sé, però questo non intervento della polizia mi ha veramente lasciato inorridita. Senta, ma com'è vivere in questa strada? Ma normalmente cioè, di giorno si vive proprio bene, anzi c'è anche calore da parte dei negozianti addirittura, ci conosciamo abbastanza fra i residenti e sì, capita qualche sera che ci siano delle zuffe, questo non impedisce di vivere bene, mi sconvolge la maleducazione, il livello di violenza tra i ragazzi e il non intervento da parte della polizia, per cui mi chiedo
chi abbia interesse anche in comune a che certe cose accadano, perlomeno non frenare questo livello aberrante che c'è tra certi giovani. Ma le è sembrata una scena molto violenta quella di ieri? Ma io non ho visto molto, mi è sembrato veramente assurdo che si prendessero a botte a gruppetti, perché che qualcuno faccia botte può capitare, al limite si sentono gli amici che tengono divisi i due, ma vedere che si prendessero a botte a gruppetti veramente non mi era mai capitato, lo trovo veramente assurdo. Grazie signora. Niente, niente, buongiorno.